Il tema che si inserisce nel contesto del vostro cammino è, credo che possa essere considerato un po' come il cuore, perché in realtà la coscienza che cosa è se non il cuore della persona, e quindi ciò che contraddistingue la dignità stessa della persona. Nel nostro incontro ho pensato a due momenti, con una meno pausa in mezzo. Nel primo momento vi parlerò appunto della coscienza, quindi dirò che cosa intendo per coscienza, per così per metterci d'accordo su che cos'è la coscienza, di cosa parliamo. In un secondo momento vorrei presentarvi alcuni esempi di persone che hanno fatto della loro coscienza appunto un baluardo di umanità. Così procederemo, avete anche davanti già la relazione, così potete anche un po' sonnecchiare magari, e poi con calma riprendere dopo lo scritto. Ma se non sonnecchio che non ha dormito questa notte, o poi ci viene sveglio. Il ricorso alla coscienza oggi si fa sempre più presente in tutti i settori, perché le questioni oggi sono molto più complesse rispetto ad una volta, e quindi poter valutare, perché è proprio della coscienza la capacità di valutare, di giudicare, poter valutare una situazione, un'azione, sta diventando sempre più difficile. Un ricorso che si fa attuale per la rapidità sconvolgente dei cambiamenti, per cui le previsioni a lungo termine oggi chi le fa? Nessuno più fa previsioni a lungo termine, perché le cose cambiano, vedete come con quale velocità tutto sta cambiando, no? Mentre vivo qui sentivo alla radio tutti i commenti sulla situazione della crisi di governo in cui ci siamo ritrovati, no? È tutto così veloce, è tutto così repentino. Ancora, il ricorso alla coscienza è necessario per il bisogno sempre più crescente di autenticità, di sincerità. Siamo nel momento della crisi dell'istituzione e quindi della crisi dell'autorità. Oggi nessuno più obbedisce ad un'autorità a tutti i livelli, no? E quindi l'autorità, se viene riconosciuta, è perché la si vede autentica, perché la si vede sincera, e quindi la coscienza richiama sempre questo bisogno di autenticità. C'è un passaggio culturale, insomma, che dobbiamo comprendere e che noi stiamo assolutamente attraversando. Il passaggio dalla cosiddetta coscienza forte, quella coscienza che era voce dei valori, voce dei principi, tanti di noi qui sa di cosa sto parlando. Una volta bastava invocare la parola dovere. Questo è un dovere, questo è un obbligo, e non c'era bisogno di dare ulteriori spiegazioni. Quindi c'era una coscienza forte, la coscienza che poggiava sul senso del dovere, sul senso dei principi. Oggi invece c'è una coscienza debole. Per coscienza debole si intende quella coscienza che è si basa soltanto sulla persona singola, ma la persona singola spesso è una persona che è da sola rimasta, che non ha altri punti di riferimento se non se stessa,
e quindi vive il dramma della complessità, della storicità, con interpretazioni, con conseguenze inedite e impensabili fino a pochi anni fa. Oggi c'è tutto, apro una parentesi e la richiudo immediatamente, ma c'è tutto un versante scientifico, quello delle neuroscienze, che spinge verso una interpretazione neurobiologica della persona. Cioè la persona è soltanto il suo cervello, e basta. È solo il suo cervello. Quindi la coscienza sarebbe che cosa? Il cervello. È una ipotesi, chiamiamola riduzionista, perché si ridurrebbe la coscienza e quindi la persona, che ve lo dico subito, per me coscienza è sinonimo di persona, ridurrebbe la coscienza soltanto ai correlati neuronali. Ma noi non siamo soltanto neuroni. E quindi tutte queste cose, insieme a tante altre che vi risparmio, stanno portando nuovamente a riflettere sul ruolo centrale della coscienza. E certamente anche la Chiesa ne ha parlato e ne parla della coscienza, che potremmo definire la legge delle leggi. È la legge delle leggi, perché è la coscienza che giudica la persona. Il Concilio Vaticano II ha ribadito solennemente questo principio, ne parla soprattutto nel numero 16 della Gaudium et Spes. È un numero interamente dedicato alla coscienza. Come sapete, la Gaudium et Spes è una delle quattro costituzioni su cui si regge l'intero edificio conciliare, quattro costituzioni che sono come i quattro pilastri: Dei Verbum sulla parola di Dio, Lumen Gentium su che cos'è la Chiesa, la Sacra Santum Concilium su che cos'è la liturgia, la Gaudium et Spes, la Chiesa che è nel mondo. Ebbene, all'interno della Gaudium et Spes, esattamente nel primo capitolo, che è interamente dedicato alla dignità della vita umana, c'è questo numero 16. Quindi il centro della dignità della persona è la sua coscienza. E dice così, che l'uomo ha una legge scritta da Dio nel suo cuore. Obbedire ad essa è la dignità stessa dell'uomo. E secondo questa egli sarà giudicato. Quindi noi saremo giudicati se avremo seguito la voce della nostra coscienza. E per poter giudicare è indispensabile però che la coscienza entri in dialogo con tutti, con credenti e con non credenti. La coscienza non è una prerogativa esclusiva dei credenti. La coscienza è di ogni essere umano. Essa è un dato che costituisce e definisce la persona. Allora si tratta di lavorare per una reciprocità di coscienze. Allora, vediamo dopo questa introduzione ancor meglio che cosa è la coscienza morale. A me piace definirla, pensarla, come ascolto. Se è una voce, bisogna mettersi d'ascolto. Ed è l'ascolto
simultaneo di Dio e del fratello. Questa è la coscienza, l'ascolto di Dio e del fratello. È un termine, coscienza, che non è propriamente biblico, non lo troviamo nella Bibbia, così come noi lo utilizziamo con questo termine tecnico, perché sia nell'Antico Testamento che nei sinottici, anziché coscienza, si utilizza il termine cuore. Quindi quando nell'Antico Testamento, nei Vangeli, noi troviamo il termine cuore, lev in ebraico, in realtà si riferisce a ciò che noi oggi pensiamo sia la coscienza, cioè il centro della stessa persona, il centro interiore che unifica la persona. Quindi ad esempio nelle beatitudini, beati i puri di cuore. Beati pure di cuore sono proprio coloro che hanno una coscienza pura, una coscienza retta. Nell'Antico Testamento, perciò, è il termine cuore che indica il centro dell'uomo, il centro anche della vita spirituale e della vita interiore. Quando è che appare il termine tecnico coscienza, che in greco è detto synaidesis? Appare con l'apostolo Paolo, e si comprende proprio perché con Paolo, perché Paolo è un uomo che vive il dialogo con la cultura, e quindi lui si trova immerso nella cultura ellenica, nella cultura greca. E i greci già parlavano di coscienza, i filosofi greci, soprattutto gli stoici, parlavano della synaidesis, cioè di questo centro interiore dell'uomo. Quindi Paolo prende questo termine, che già si faceva conoscere, e lo utilizza. E quindi Paolo diventa un ponte tra la Bibbia, intesa come Antico e Nuovo Testamento, i Vangeli sinottici, e la cultura del suo tempo. Vedete già come si viva questa reciprocità di cui vi accennavo. E per Paolo la coscienza ha tre significati fondamentali. Il primo significato è la capacità di analizzare la vita. La coscienza è quell'organo che ci permette di compiere un'analisi, una fotografia alla nostra vita e alla vita degli altri e al comportamento degli altri, nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Secondo significato, come interiorità profonda dell'essere umano. Ed è a partire da questa interiorità profonda che l'essere umano sviluppa le proprie azioni. E infine, come terzo significato fondamentale, la coscienza è prassi di vita. Una prassi di vita ispirata dalla conoscenza esistenziale dell'esperienza di Dio e di questa logica di comunione, di relazione, perché la coscienza dice proprio questa capacità di relazione, perché se è ascolto bisogna mettersi in un atteggiamento di relazione. Quindi Paolo, a lui dobbiamo quello che insomma poi si svilupperà come dottrina della coscienza. La dottrina della coscienza, biblicamente parlando, la dobbiamo a Paolo. È lui che mette le radici di,
di questo termine. Vi dicevo che il termine era già in uso nel pensiero greco, basti pensare al mito delle erinni. Vi ricordate? Le erinni è la cattiva coscienza, per cui queste donne che ti inseguono fino a quando non ti acchiappano e poi te la fanno pagare, la cattiva coscienza, le donne con capelli scompigliati che inseguivano un colpevole fin quando la sua colpa non veniva espiata. E anche nelle tragedie che abbiamo ereditato dal mondo greco, e qui in Sicilia insomma ne sappiamo qualcosa, no? Di tragedie greche, la coscienza viene sempre rappresentata come cattiva coscienza, quindi una coscienza che accusa, che tormenta l'uomo, non solo dall'esterno come le erinni, ma anche dall'interno, dell'uomo. Poi ne parlerà anche Seneca, quindi i filosofi latini, ne parlerà anche Cicerone. L'idea cristiana di coscienza è un'idea più completa, perché non parla soltanto di una cattiva coscienza, ma ci dà anche un'immagine positiva di questo rapporto con Dio che ci spinge a fare il bene, non solo a evitare il male. Vado avanti e tocco il secondo punto: la coscienza morale e la responsabilità. Ecco, adesso mi addentro di più su quello che è anche il tema di questa vostra settimana di spiritualità, e partirei da una citazione di una persona che qui so che è di casa, cioè Bonhoeffer. Ne avete sentito parlare molte volte, Horeb lo ha trattato, il suo pensiero lo ha fatto conoscere, e quindi è davvero un cristiano di casa qui. Una riflessione di Bonhoeffer che mi ha colpito molto, che ho preso dal suo libro Resistenza e Resa, che in realtà non è un suo libro, ma sono le lettere che lui ha scritto durante il periodo di prigionia, che poi il cognato ha messo insieme, e alla fine è uscito fuori questo bel testo che ci dice qual era l'animo di Bonhoeffer, questo martire luterano. Chi resta saldo? Lui si chiede. Guardate che è un uomo che si trova in un campo di concentramento, eh? Chi resta saldo? Solo colui che non ha come criterio ultimo la propria ragione, il proprio principio, la propria coscienza, la propria libertà, la propria virtù, ma che è pronta a sacrificare tutto questo quando sia chiamato all'azione ubbidiente e responsabile, nella fede e nel vincolo esclusivo a Dio. L'uomo responsabile, la cui vita non vuole essere altro che una risposta alla domanda e alla chiamata di Dio. Quindi vedete cosa dice Bonhoeffer? Dice che bisogna andare oltre la propria coscienza, che abbiamo detto è il centro, è la dignità, è la legge delle leggi. Però lui dice c'è qualcosa di più grande ancora della propria coscienza, ed è il concetto di responsabilità, cioè il saper rispondere. E poi chiude con questa domanda che pesa non so quante tonnellate: dove sono questi uomini responsabili? Dove sono questi uomini responsabili? C'è un telefono?
è proprio dal vivo, c'è una eco dal vivo che parte. Allora, c'è un traguardo educativo che si raggiunge non quando tu dici a una persona vivi secondo la tua coscienza, come spesso noi facciamo sbagliando, perché a parte che per coscienza spesso si intende una specie di formaggio svizzero, cioè con tanti buchi dove ognuno fa come vuole. Ritornando all'epoca di Bonhoeffer, sapete chi era Goebbels? Goebbels era il ministro della propaganda nazista, no? Un po' come perché gli uomini potenti hanno sempre curato molto l'aspetto della propaganda, no? Sempre. Una volta si faceva in un modo, oggi si fa tramite i social o altre cose, ma è una costante. E quando a Goebbels chiesero, perché Goebbels era anche uno di quelli che ha inventato poi i campi di sterminio, tutta questa bella roba qui, chiesero questo: ma come fai a rispondere alla tua coscienza? Sapete cosa gli disse Goebbels? Rispose così, letteralmente: la mia coscienza è Adolf Hitler. La mia coscienza è Adolf Hitler. Quindi dobbiamo stare sempre molto attenti quando appunto si rimanda alla coscienza, perché bisogna vedere che cosa intendiamo per coscienza. Allora, il traguardo educativo non è semplicemente dire segui la tua coscienza, perché in questo caso sarebbe seguire il proprio tornaconto, il proprio interesse, ma non è questa la coscienza. Il traguardo educativo si raggiunge quando si formano persone capaci di vivere criticamente nel loro contesto sociale. Persone che si costruiscono in libertà per la solidarietà e la giustizia. Ma dove sono questi uomini responsabili? Bonhoeffer, dal campo di concentramento nazista, auspicava il passaggio da una morale infantile e passiva ad una morale adulta e responsabile. Ecco perché per Bonhoeffer il responsabile per eccellenza era Cristo. L'uomo responsabile per eccellenza era Cristo, che non ha agito da se stesso in maniera autonoma, ma si è sentito profondamente vincolato al Padre e agli uomini, l'uomo di Dio e l'uomo degli altri. E insieme ha agito in maniera totalmente libera, affrontando il rischio dell'agire e assumendo su di sé il peccato dell'umanità. In Bonhoeffer c'è tutto il discorso della espiazione vicaria, no? L'uomo responsabile è quello che proprio si carica anche delle colpe degli altri, del peccato del mondo, che è capace di portare avanti. La società contemporanea ha dato un'enorme importanza alla responsabilità. Nella cultura moderna, nella cultura contemporanea, la responsabilità è diventata una parola alla moda, dove per responsabilità si intende l'importanza dei diritti del soggetto. Ma il senso di responsabilità non va, attenzione, confuso con l'autodecisione individualista.
Per cui una persona è veramente tale, veramente responsabile, dentro un noi, dentro una comunità di dialogo e di amore. L'io che non si apre a un tu, che non vive in comunione con gli altri, non arriva ad essere neppure se stesso. Perché vedete, se io sottolineo soltanto il discorso dei diritti, alla fine ci troviamo in una situazione di individualismo selvaggio, dove c'è la corsa ad affermare il proprio diritto, ma il diritto mio lo vivo in un contesto di responsabilità per la crescita di tutti, soprattutto di chi è più indietro, di chi non ha neppure la forza di poter affermare il proprio diritto. L'individuo non può essere considerato come un in sé autonomo, ma come membro della famiglia umana. L'io non arriva ad essere un autentico io se non dentro un noi, aprendosi al tu dell'altro e aprendosi finalmente al tu di Dio. So che era previsto in questa settimana anche il contributo di Don Giuseppe Schillaci, che è un esperto, un conoscitore di Levinas, e tutte queste cose Levinas ce le ha illuminate, ce le ha ricordate, ed è così, è vero, ne sono convinto, e sono convinto che non ci si sente realmente responsabili finché non si è dinanzi ad un tu con la lettera maiuscola. L'esistenza non ha senso se non come risposta gioiosa e generosa alla volontà di bene di Dio su di me. Così come la vado discernendo attraverso la sua parola, attraverso i segni dei tempi. Allora la vita che cos'è se non proprio una avventura affascinante della libertà responsabile? Perché la vita è vita soltanto se esprime una libertà responsabile. Proprio ieri, in Terra Santa, ho scoperto, la guida era un arabo, un palestinese cristiano, e ci ha detto qual è la radice araba del verbo amare, che io non conoscevo. In arabo amare, amore, si dice habab, questa loro H asmatica, aspirata, habab. E sapete cosa vuol dire? Vuol dire libertà. Perché l'amore lo si può vivere soltanto in un'esperienza di libertà. E quindi già nella radice habab c'è amore e libertà, perché non ci può essere amore senza libertà, non ci può essere libertà se non si ama e quindi se non si è responsabili. La persona responsabile poi è una persona che, proprio perché ama, è sensibile a ciò che accade. E qui, come icona, certamente per noi cristiani, vi è la parabola del buon samaritano, Luca 10, 25, 37, una parabola che la liturgia ci ha fatto riascoltare appena qualche domenica fa, dove vi è proprio la teologia dell'altro, l'incontro con l'altro. Per Gesù il mondo si divide in coloro che si fanno vicini agli altri e in coloro che si rifiutano di farsi vicini.
E questa è la differenza che Gesù fa tra coloro che si fanno vicini e coloro che invece rifiutano la prossimità, rifiutano di farsi vicini. Cioè la divisione tra il prossimo e il non prossimo non è una divisione di partenza, come invece pensa il dottore della legge, che pone la domanda a Gesù. Così che uno si guarda attorno e si chiede chi gli è o chi non gli è prossimo. La divisione tra prossimo e non prossimo passa dentro la coscienza e nella scelta di fronte alla quale ci si trova. Perché ci si trova il sacerdote, si trova il levita, si trova il samaritano. Quindi devono fare una scelta di coscienza, devono scegliere a chi farsi prossimo. Il bivio è fermarsi o tirare dritto. Farsi prossimo, cioè avvicinarsi all'altro, scendere da cavallo, raccoglierlo, portarlo là dove possono curarlo, uscire anche dei soldi, o invece non fare nulla di tutto questo. Farsi prossimo significa scavalcare quella linea che è la linea della propria strada e andare a raccogliere colui che è fuori di questa strada, anche se c'è dentro materialmente, però è fuori nel senso che rappresenta un ostacolo, quindi idealmente fuori dalla mia strada. Allora la categoria di prossimo passa da categoria che divide gli uomini in due ad essere invece la possibilità radicale della nostra esistenza. Noi possiamo farci prossimi o possiamo negarci a farci prossimi. La coscienza del samaritano sceglie il bivio della prossimità, che è il bivio del cristiano, ma è il bivio di chi sceglie di restare umano. L'altra possibilità è l'indifferenza, che forse è ancora peggio dell'odio. Perché quando tu odi qualcuno in qualche maniera lo riconosci, ma quando tu sei indifferente vuol dire che veramente non ti importa nulla se quello c'è o non c'è. Passò un samaritano, lo vide, ne ebbe compassione. La differenza sta qui, nella compassione. È questo che ci fa restare umani. La compassione, poi guardate, che è il modus vivendi di Dio, perché Dio ci guarda con compassione. Quindi nel momento in cui noi restiamo umani, restiamo divini. Sicuramente ne avete parlato in questi giorni, non c'è un out, o Dio o l'uomo, no? Perché se noi restiamo umani, restiamo divini. La persona allora responsabile è la persona che guarda con compassione. La compassione è la percezione che in quell'uomo che soffre è presente Dio. Quel Dio che ci ha chiamati ad amare, sempre rimanendo nell'ambito della parabola, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutto me stesso. E questa compassione proviene dal cuore, non nel senso dei sentimenti, ma nel senso della coscienza. Vi ho detto che cuore nella Bibbia è coscienza. Questa è la compassione che proviene dal cuore.
e nel cuore risuona la voce della coscienza, la parola interpellante di Dio. Dio che chiama ad amare nella storia, ad amare nei bivi delle nostre strade, ad amare l'altro. La coscienza è una voce che chiama e chiama a rispondere con creatività, perché se noi rispondiamo nel bivio della nostra strada, la strada, la storia cambia, è sempre diversa. E quindi occorre una creatività, occorre una responsabilità. Si tratta di mettersi nella prospettiva dell'altro, in quella che è stata chiamata la regola d'oro. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questo mi sembra, come dire, un ottimo criterio quando io devo prendere una decisione. Come devo comportarmi? Come devo agire? È giusto, non è giusto, è buono, è sbagliato? Tutto quanto voi volete se vi venga fatto a voi, voi per primo fatelo a loro. Tutto questo allora si può tradurre con responsabilità, dal latino rispondere, rispondere a Dio, cioè tieni conto di Dio, perché tu ti giochi la tua salvezza eterna. La parabola del buon samaritano è molto vicina a Matteo 25, al giudizio finale. Al giudizio finale, avevo fame, avevo sete. Questa è la responsabilità. Su questo saremo giudicati. Quindi una responsabilità nei confronti di Dio, una responsabilità nei confronti dell'altro, che è prossimo nel senso che è qui dove si può e si deve raggiungere amare Dio e amare il prossimo, non dimentichiamocelo mai. Non sono due realtà differenti, opposte, è l'unica realtà. Beh, io direi, col permesso del Padre Priore, di fermarci 10 minuti, tiriamo un po' il fiato e dopodiché riprendo la seconda parte presentandovi alcuni esempi di quello che abbiamo detto. Riprendiamo la seconda parte e nella seconda parte vorrei tentare di rispondere a Bonette, che chiedeva dove sono gli uomini responsabili. E gli uomini responsabili sono coloro che si aprono con gioia e con speranza, che si pongono il cammino, spesso lento e difficile, pieno di insidie, di rischi, di pericoli, ma sempre in cammino, per discernere i valori permanenti da quelli transitori. Senza questo discernimento di fondo si può cadere facilmente in un atteggiamento rigido che rende incapaci di leggere i segni dei tempi. Avete presente tutti quanti, tanto nessuno sta riprendendo qui. Nessuno sta registrando. Avete presente il cardinale Burke? Avete visto qualche immagine di questo cardinale che ancora va in giro con questi strascichi che neanche una sposa, no? 7 metri minimo di mantello cardinalizio. E davvero uno vede queste immagini e dice: ma
ma, cioè come si può chiudersi in un passato? Capisco che in tempi di, diciamo, di insicurezza, di confusione, anche etica, spirituale, c'è la tentazione di ritornare indietro, ma è una tentazione, non bisogna assecondarla le tentazioni, famiglia. I buoni padri carmelitani ci insegnano, perché il futuro è avanti, non è indietro. E quindi se non c'è questa capacità di saper discernere ciò che è permanente da ciò che è transitorio, il rischio, vedete, appunto molto concreto, è quello di assumere un atteggiamento rigido, oppure all'opposto un atteggiamento relativista, che è l'altro estremo, un atteggiamento relativista che impedisce di scoprire gli imperativi assoluti che rimangono validi sempre e dovunque, come il senso di Dio, come l'amore compassionevole, come la giustizia sociale. Queste cose sono sempre lì, rimangono lì. Allora non possiamo essere relativisti. Gli uomini responsabili camminano in dialogo con le altre coscienze, nell'amore e nel rispetto. Pur essendo una realtà fondamentalmente personale, la coscienza, se è veramente coscienza, lega strettamente a Dio e agli altri. E quindi seguire la propria coscienza non è sinonimo di individualismo, ma è, al contrario, una morale di comunione, di ricerca della verità, di ricerca del bene. Gli uomini responsabili, in una parola, ritengo siano i santi. La santità, non quella da immaginetta, la santità, soprattutto la santità di testimonianza, la santità martiriale. I santi continuano a testimoniarci che in questo mondo non tutto è mediocrità, non tutto è miseria, non tutto è menzogna, non tutto è peccato. Ci ricordano che il Signore è risorto. E allora non può esserci Chiesa senza la santità. Una pagina che apprezzo molto di Horeb è la pagina dedicata proprio ai testimoni. Perché tutto quello che negli articoli viene detto in termini più generali, poi là, ecco, ci viene fatto vedere in maniera più personale, più concreta. La via della santità è quella percorsa dagli uomini di Dio. E quindi occorre mettersi anche al loro ascolto, il vissuto di questi uomini di Dio ci sintonizza con lo Spirito Santo e ci aiuta ad affrontare i problemi del loro tempo, perché vedete, i santi hanno sempre affrontato i problemi del loro tempo, non sono scappati dal loro tempo, lo hanno vissuto il loro tempo, e ogni santo in qualche maniera rinnova il messaggio cristiano, nel senso che ne propone una interpretazione che è forse nuova, ma comunque viva ed efficace. I santi possono essere allora, da questo punto di vista, anche molto scomodi. Avete presente il libro Diario di un curato di campagna di Georges Bernanos, dove ci viene presentato questo prete, qui c'è, dove è lo psichiatra?
non c'è nessuno psichiatra, certamente è un uomo che ha dei problemi anche lui, un po' di psicologici, un po' di difficoltà, però è un uomo sincero, un uomo che cerca Dio. E c'è un dialogo straordinario tra questo giovane curato di campagna con il sacerdote invece più esperto, il decano della cittadina più grande, dove questo è invece un uomo cinico, è una specie di ragioniere, dove quello che conta è soprattutto l'amministrazione della parrocchia, non fare debiti. E a un certo momento questo dice, arriva a dire così questo curato di Betancur, dice: sai qual è il problema della Chiesa? Il problema della Chiesa sono i santi. Perché ci giudicano. Giudicano la nostra mediocrità. E quindi se la Chiesa vuole andare avanti deve fare a meno dei santi. Quel tipo di Chiesa ovviamente. Quindi il santo è certamente scomodo, perché la coscienza del santo è una coscienza adulta, è una coscienza creativa, è una coscienza responsabile. Voglio dire, tutti i santi, quando uno è santo, tu vedi, non lo so, Caterina da Siena, a un certo punto scrive al Papa: ma tu lì che ci stai a fare? Torna a Roma, occupati delle questioni della Chiesa anziché stare lì nella tua corte. Cioè, vedete, una donna a quei tempi soprattutto, cioè, poderosa, cioè entrano nei problemi, si assumono le loro responsabilità, si schierano. Ecco. Allora, propongo qui a voi tre brevi esemplificazioni tra le tante possibili. Ho evitato Bonhoeffer appunto perché lo conoscete bene, ma ho appena accennato. Allora, pensavo di presentarvi Tommaso Moro, Newman e una parola anche su Don Pino Puglisi. E la prospettiva è quella che ho spiegato nella prima parte dell'incontro, no? Quindi non faccio una presentazione a 360 gradi di queste persone, ma proprio come esempio di questa coscienza che si fa baluardo di umanità. Cominciamo da Tommaso Moro. È un esempio di solidità morale straordinaria, di fede provata, di coscienza retta. Ricordate, è un inglese nato nel 1748 e morto il 6 luglio del 1517. È conosciuto soprattutto per due cose: per il suo testo di filosofia che si chiama Utopia, e poi per la sua vicenda personale che lo porta ad essere ucciso dal re Enrico VIII. E la fortezza d'animo e la serenità con cui affrontò la sua drammatica vicenda, la sua condanna a morte, il suo martirio, ne fa proprio il rappresentante del primato della coscienza. C'è un bellissimo film ormai datato, Un uomo per tutte le stagioni. Un uomo per tutte le stagioni, proprio perché questa frase, il film in realtà prende il titolo da una frase di Erasmo di Rotterdam, che è suo contemporaneo. È Erasmo che lo definì un uomo per tutte le stagioni. Credo che Tommaso Moro ci insegni almeno tre cose. Una prima lezione che ci dà è quella che ci sono dei momenti
in cui si rimane da soli. Possiamo essere chiamati in alcuni momenti decisivi della nostra vita a prendere delle decisioni e in quel momento siamo da soli. E lui rimane da solo. Tutti pressano perché riveda le sue posizioni, perché accondiscenda a quello che è il volere del re. Ad esempio, così scrive alla figlia Margherita mentre si trova prigioniero nella famigerata torre di Londra. Dice così: «In verità, figlia mia, io non ho mai, Dio essendo il mio solo Signore, affidato il peso della mia coscienza ad alcuno, nemmeno al miglior uomo vivente. Non saprei infatti fin dove l'altro riuscirebbe a portarlo, dato che non vi è uomo al mondo del quale, finché si viva, si possa essere sicuri». E poi ancora, in uno degli ultimi interrogatori, prima di essere condannato a morte, Tommaso dirà che la coscienza di un cattolico non può conformarsi alle leggi di un solo regno, quando tali leggi siano contrarie anche ad una sola, attinente alla fede dell'intero corpo mistico. Quindi lui dice: la coscienza è più importante di qualsiasi legge, anche se tu rimani solo a ribadirlo questo. Una seconda lezione la troviamo nella lancinante scelta tra l'amore per i suoi familiari e la limpidezza della propria coscienza. I suoi familiari soffrono. Pensate, uno che era il numero due del regno, che era dopo il re c'era lui, soffrono per come la situazione sia totalmente cambiata, soffrono della sua prigionia, e la loro sofferenza per Tommaso è più amara dello stesso carcere. Perché? Perché i suoi familiari non riescono a capire il motivo. Cioè, ritengono che lui si sia fissato su quella cosa. È un po' come la moglie di Giobbe. Quando vede il marito in quella situazione, ecco, bravo, continua ad essere fedele al tuo Dio, e vedi un po' dove dobbiamo arrivare qui, no? Non riescono a capire, no? Ti sei fissato su questo fatto che non puoi riconoscere il divorzio del re, di questo tuo scrupolo di coscienza, e invece basterebbe che tu ammetti che è possibile, e quindi tutta questa sofferenza finirebbe per te e per noi. Puoi fare il ritorno a casa. Ci sono tutte queste, questo scambio di lettere tra i familiari e lui, che sono veramente toccano in profondità il cuore. In realtà Moro dovrebbe barattare il suo ritorno nella bella casa di Chelsea, quartiere di Londra dove abitava, col tradimento della propria coscienza. Egli però non antepone la propria coscienza all'affetto dei suoi cari, perché altrimenti sembrerebbe la coscienza davvero qualcosa di spietato, no? Lui non si mette su questo piano. Lui dice: il tradimento della coscienza sarebbe la vera tragedia per me e per voi. Cioè, come potreste stare accanto a me se io tradissi la mia coscienza? La nostra non sarebbe più famiglia. E quindi lui dice: ci ritroveremo in un'altra casa, in una dimensione eterna. Un'ultima lezione da non dimenticare
è stato Tommaso Moro ad aprire la strada a quel diritto che ormai si dà fin troppo superficialmente per scontato, cioè il diritto dell'obiezione di coscienza. Quel gesto di rispetto verso il proprio centro, verso la parte più intima e segreta, verso quella guida interiore che in una parola chiamiamo appunto coscienza. Gesto che lo ha portato al martirio, ma è stato lui che ha aperto la strada per quella che oggi è un diritto inalienabile, cioè l'obiezione di coscienza. Un secondo esempio è ancora un altro inglese, John Henry Newman, un altro monumento. È stato un uomo che ha vissuto l'inquietudine, ha vissuto la ricerca di Dio, un uomo che ha dovuto fare i conti con le tendenze culturali del suo tempo. Newman è nato a Londra nel 1801, quindi siamo in un periodo della riforma industriale, delle idee liberali che si impongono, del trionfo illuministico della ragione, e lui si fa anglicano, quindi nasce come anglicano, e dopo un intenso percorso di riflessione e di preghiera comprende che la Chiesa di Roma è la vera custode degli insegnamenti di Gesù Cristo e decide di convertirsi alla fede cattolica. Si fa poi in maniera particolare filippino e istituisce, fonda i padri filippini a Londra in Inghilterra, poi sarà creato cardinale, diventerà cardinale. E vi dicevo, la sua storia è una storia veramente ricca, si potrebbe fare un film su Newman. E mi piace ricordare e ricordarvi da siciliani un episodio chiave della vita di Newman. Nel 1833, quando era professore ad Oxford ed era ancora anglicano, fece un viaggio nel Mediterraneo. Lui voleva un po' abbeverarsi ai padri, studiare le fonti, e venne anche in Sicilia, quindi percorse l'isola per diversi giorni, fino a quando fece tappa a Leonforte. Leonforte è vicino Enna, e qui si ammalò molto gravemente, si ammalò di tifo. E l'esperienza vissuta durante questa malattia fu tale che in seguito ricorderà quei giorni come una delle tappe più significative per la sua comprensione di Dio. Perché proprio a Leonforte Newman fu assalito da mille dubbi mentre lottava tra la vita e la morte, fin quando una limpida luce di maggio lo illuminò e gli diede il senso della verità. E durante i giorni di malattia, mentre la febbre lo divorava, ripeteva spesso queste parole: io non ho peccato contro la luce. Fa certamente qui un'esperienza mistica Newman. E una volta ritornato in Inghilterra, tradusse, così come lui era capace di fare, questa esperienza in una struggente preghiera che inizia con queste parole: guidami, luce gentile, guidami tu, luce gentile, conducimi nel buio che mi stringe, la notte è scura, la casa è lontana, guidami tu,
luce gentile, bellissimo. È stato musicato, sì, e cantato nelle nostre chiese da un maestro di siciliano che è di Monreale. Molto bello. Di Liberto. E quindi è cantata questa luce la sua concezione di coscienza. La troviamo soprattutto in un testo, la lettera al duca di Norfolk. Il duca di Norfolk era un anglicano che prendeva in giro i cattolici, perché dovete sapere che Newman durante la sua vita soffrì molto di incomprensione da una parte e dall'altra, perché quando divenne cattolico gli anglicani lo trattavano da traditore, i cattolici non erano tanto convinti. Poi fece carriera di dottor cardinale, insomma, voi sapete, tra noi cattolici c'è anche questa serpe dell'invidia, della gelosia spesso, quindi ebbe parecchia sofferenza. Quindi il duca di Norfolk era uno che prendeva in giro i cattolici. A proposito del Papa, i cattolici in Inghilterra vengono chiamati i papalini. Allora lui, a partire da questa polemica, scrive una lettera che è diventata una dottrina della coscienza, ancora oggi assolutamente attuale, valida, e sono parole che potrebbero essere tranquillamente rivolte anche all'uomo di oggi. E tra le tante cose che dice in questo trattato sulla coscienza ce n'è una che a mio parere è la più importante, perché dà questa singolare definizione di coscienza. Lui la chiama l'originale vicario di Cristo. Quindi prima del Papa. Il Papa era chiamato il vicario di Cristo. Prima del Papa, chi è l'originale vicario di Cristo? È la coscienza. È la coscienza. Quindi da quest'idea di coscienza. Quindi la coscienza come sacerdote. Il sacerdote dentro di noi è la coscienza, che ci permette di aprirci a Dio. Quindi la vicarietà è la conformazione a Cristo. Vedete che idea straordinaria, sublime, che ha di coscienza. La coscienza è il rappresentante di Cristo. Il rappresentante di Cristo. Quindi è l'accesso privilegiato di comunicazione con l'assoluto, straordinario questo, no? E nel suo pamphlet Gladstone, che è questo che faceva la polemica criticando l'infallibilità papale, anche perché in quel periodo c'era stato anche il Concilio Vaticano I che aveva stabilito l'infallibilità del Papa, aveva fatto dell'ironia dicendo che ad ogni banchetto bisognava brindare al Papa. Newman risponde con humor tipicamente inglese così, cito: senza dubbio, se fossi obbligato a introdurre la religione nei brindisi dopo un pranzo, brinderò, se volete, al Papa. Tuttavia, prima alla coscienza, poi al Papa. Bene. L'ultimo esempio è quello di Don Giuseppe Puglisi, il martirio di un parroco. Il martirio di un parroco. Certamente sarebbe molto riduttivo
trattare Don Puglisi come un prete antimafia. È una visione questa che è assolutamente lontana, non solo lontana dalla realtà, ma distorce pure la realtà. Su questo punto ha scritto molto un certo padre Alberto Neglia, non so se voi lo conoscete, su Sinaxis padre Alberto Neglia ha scritto delle cose interessanti sulla formazione delle coscienze e la mafia. Sì o no? Sì. Ecco, visto che io sono un tuo fan, ti seguo. E certamente Don Puglisi è uno che ha lavorato per formare le coscienze. Quindi dinanzi al fenomeno della mafia, per estirpare questo fenomeno, le cui radici essenzialmente sono culturali, perché sono di mentalità, di costume, occorre una rivoluzione anzitutto etica. Certo, è necessario il lavoro delle forze dell'ordine, è necessario il lavoro dei magistrati, sono necessarie delle leggi fatte bene da politici onesti, ma la forza decisiva per sconfiggere la mafia è la forza dell'amore, di un amore alimentato dalla fede che può davvero cambiare la mentalità, cambiare la cultura, la vita. Questo spiega perché la mafia, che non temeva particolarmente lo Stato o l'esercito o la magistratura, ha tremato dopo la forte condanna pronunciata da Giovanni Paolo II 25 anni fa da Agrigento. Alcuni pentiti di mafia lo hanno affermato chiaramente. Quella condanna aperta di Giovanni Paolo II ha fatto tremare, perché si sono sentiti un po' venir meno il terreno sotto i piedi. Fuori programma, certo. Fuori programma. Ecco perché bisogna essere creativi, no? Dopo l'incontro dei genitori rimase sconvolto il Papa. Rimase sconvolto. E l'impegno pastorale di padre Pino si inserisce e si caratterizza proprio per questa formazione della coscienza, per questa liberazione della coscienza. È stato un uomo dotato di grande capacità di ascolto, di umanità, e i destinatari privilegiati furono i ragazzi, gli adolescenti, i giovani che incontrava durante l'insegnamento di religione o nei gruppi ecclesiali o nella parrocchia. C'è una testimonianza molto bella che voglio riportarvi di un suo ex alunno che adesso è diventato uno scrittore famoso, affermato, cioè Alessandro D'Adenia, che ha scritto anche un bel romanzo su questa storia, su questo suo incontro con Don Puglisi. E Alessandro D'Adenia, Ciò che inferno non è, è il romanzo che lui ha scritto, dice così: Don Pino sapeva che per far rifiorire il quartiere in cui era nato e cresciuto bisognava ripartire da bambini e ragazzi, anche se per stare fermi in silenzio gli alibi non mancavano. La sua battaglia era tanto semplice quanto pericolosa: ridare dignità ai giovanissimi attraverso il gioco, lo studio, la catechesi, prospettando loro una vita diversa
da quella del picciotto mafioso. Questo è il compito. Dare loro una possibilità diversa, una vita diversa. Poi ancora continua. Perché lo avete ucciso? Chiede il magistrato al sicario. Perché si portava i bicciritti Guido, la risposta del sicario. Si portava i bicciritti Guido, portava i bambini, non a lui, sempre il commento di Davenia, ma con lui, verso una vita nuova, più piena, più bella, sicuramente meno facile, ma costruttiva, libera, vera. Padre Puglisi era pericoloso perché era un vero maestro, apriva la strada, ti prestava il coraggio che non avevi, come i veri padri. E proprio come i veri padri pagò di persona. Don Pino Puglisi allora aveva compreso che per sconfiggere la mafia la questione principale era riaccendere le coscienze, perché le coscienze vengono anestetizzate, vengono addormentate, vengono uccise, bisogna riaccenderle attraverso un'adeguata pedagogia morale. Per questo si è dedicato particolarmente alla formazione dei bambini e degli adolescenti. Ha investito moltissimo sulla speranza, sul diventare testimone di speranza. Il 18 febbraio del 1993, alcuni mesi prima della visita pastorale di Giovanni Paolo II, che fu nel maggio del 93, e alcuni mesi prima della sua morte, che fu nel settembre del 93, affermava che era arrivato il tempo in Sicilia di rimboccarsi le maniche, di passare dalle parole ai fatti, dalle prediche ai gesti concreti, per avere un nuovo stile di vita fatto insieme di dignità umana e di amore cristiano. E fu proprio in questa circostanza che disse le parole che ormai sono famose: se ognuno di noi fa qualcosa, allora si può fare molto. Eccoli qui gli uomini responsabili.